Buongiorno a tutti e buon giovedì. La bellezza della Chiesa è che non ci lascia mai senza l'annunzio di bontà e di una novità di vita. Salutando gli amici di Crema che oggi festeggiano il loro patrono San Pantaleone, ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido, dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo, sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Il discorso di Gesù che ci propone in questa giornata tocca un punto molto interessante, quello del rapporto orizzontale nella Chiesa come inizio di una vera e propria esperienza di fede. Gesù non fa sconti, anzi, dice che saremo chiamati a pagare anche l'ultimo spicciolo se non saremo capaci di vivere la comunione fraterna. Insomma, se non siamo capaci di amare e di accogliere e di ascoltare i nostri fratelli e sorelle, non avremo parte alla vita divina e dunque alla felicità. Quanti litigi, quanti esempi contrari a questa logica noi diamo nelle nostre parrocchie e nelle nostre diocesi. Davvero pensiamo che questo sia quello che Gesù chiede a noi? Diciamo preghiere, andiamo a messe cantate, ci scandalizziamo se la comunione viene ricevuta sulle mani, leggiamo tomi di teologia, siamo sempre in ginocchio, ma Gesù dice che prima di tutto bisogna vivere la comunione e la fraternità. Se non c'è questo, tutto il resto a cosa serve? Al punto tale che Gesù dice, se manca questo, non dovete nemmeno celebrare il culto, lasciate l'offerta per terra e andate piuttosto a riconciliarvi. È vero, a volte non è colpa nostra, non siamo noi ad aver sfigurato la comunione e noi siamo solo delle vittime. Preghiamo per i cosiddetti nemici e cerchiamo di essere pronti al perdono nel momento in cui si accorgeranno del male che hanno fatto e chiederanno appunto perdono. Come sempre, lascia un commento a questo video. Io ti do appuntamento a domani. Un saluto a tutti, a presto e se potete oggi dite una preghiera speciale per me. A domani.